Arrivederci da Agenzia per il Turismo della Provincia di Arezzo e da Banca Etruria. Barbiere a domicilio. Nuova Astra Station Wagon. Emozioni che lasciano il segno. Oggi ancora di più con l'imperdibile offerta EcoTime. Alla faccia del decaffeinato, ma questo è buono come un caffè normale. È Lavazza Deck. Adesso mi sento più rilassato. Sa un'altra poesia? No. Paolo, perché non gli racconti mille? Ah, sì. E la via! Dimmi un'altra. Dal regista di La cena dei cretini. E lei su questa foto? Una divertente commedia. Io non sono omosessuale. Che dimostra quanto l'apparenza inganna. L'apparenza inganna nei cinema. È un disco volante, un disco volante. Un disco volante è un disco volante. È un jet. È un fuoriporto. È Alfa 156. Oggi puoi averla due giorni tutta per te e sceglierla con un finanziamento a tasso zero. Alfa 156 e Alfa Sport Wagon ti aspettano dai concessionari Alfa Romeo. Solo Telepiù Digitale porta l'emozione del grande cinema in anteprima a casa tua. Abbonati a Super Premium fino al 31 dicembre a sole 59.000 lire al mese. E la parabola è in regalo. Telepiù Digitale. Emozioni in esclusiva. Vecchia Romagna. Intense emozioni. Archivio clienti, progetti, tutto! E come hanno fatto? Che ne so, i poliziotti siete voi! Non c'è più niente. E tutto quanto era qui? Tutto! Gigi, i computer! Hanno rubato tutti i computer! No, abbiamo trasferito le applicazioni di tutte le nostre sedi in quel server IBM. Ci costa meno e ci gira anche Linux. I server IBM supportano Linux. Cos'è un server? Ti fa risparmiare un bel po'. Alessandra Mussolini di Alleanza Nazionale e Giovanna Melandri dei Democratici di Sinistra sono le ospiti centrali di questa trasmissione di Porta a Porta. Avremo a confronto anche una signora americana, una signora musulmana, faremo confronto tra i due modi di approccio, le due civiltà. Parleremo anche delle divisioni politiche su quanto sta accadendo, cadono di fronte alla condizione della donna in Afghanistan. Ma per andare alle polemiche di giornata ci chiederemo anche perché l'America dimostra una grande unità e perché in Italia viene attaccato perfino il capo dello Stato quando dice che i ragazzi di Salò, pur sbagliando, si battevano per l'unità d'Italia. Domani il governo dovrebbe comunicare al Parlamento i termini esatti dell'intervento italiano nel conflitto in corso. E stasera un esperto americano ritiene di aver individuato in una dottoressa, in un medico iraniano, la mente della storia dell'antrace. Porta a Porta dopo le ultime notizie nel TG1 di mezzasera. Tra poco.
pronta a giocare? Inizia un grande viaggio. Il gladiatore al centro. Conquista la folla. L'arena mette un po' paura. Riprenditi. Combatti con coraggio. L'arena gioisce, l'arena freme. L'arena è tua. Fatti onore. Potrebbe vincere il gladiatore, ma potrebbe vincere anche l'arena. Ora sei solo contro tutti. O vinci tu, o vinceranno tutti loro. Il gladiatore, il quiz che non avete mai osato chiedere. Martedì, 20:50, Rai 1. Alla mia nuova moglie. Ritrova la felicità dopo la morte della prima moglie. Grazie per avermi ridato il sorriso. Ti amo. Ma il suo nuovo matrimonio si rivela un fallimento. Tu ci hai spiati, è così. Sai una cosa, abbiamo commesso uno sbaglio. Puoi scommetterci. Domani chiamo il mio avvocato. Gli dico di iniziare le pratiche per il divorzio. Ti prego, dammi un'altra possibilità, un'altra! No, nessuna possibilità, è finita. Matrimonio pericoloso, mercoledì 20:50, Rai 1. Buonasera, benvenuti alla TG1 di mezzasera. In apertura di giornale, paura in America. Ci sono due nuovi casi.